Buongiorno. Da quanto è qui? Da martedì. Detective Breslin. Venga, l'accompagno. Qualcuno ha mosso il cadavere? No, però... Causa del decesso? Beh, ufficialmente non è stata stabilita. Signore. Che diavolo è? Ci siamo rivolti a lei, detective, perché è specializzato in odontologia forense. Questo è passato un brutto quarto d'ora. Già, l'hai detto. La vittima è un maschio, più o meno 35 anni, fumatore moderato, bevitore meno moderato, di estrazione medio-alta. Vive in città e non è certo vegetariano. Non hai dubbi, vero? Beh, la trasparenza della radice e lo smalto mi danno uno scarto di 3 anni, massimo 4. L'analisi della racemizzazione sarà più precisa, sto aspettando i risultati, ma... Hai visto qui? Questa netta striatura laterale... Qui sono scivolate le pinze. La vittima deve aver lottato durante l'estrazione. Quell'uomo potrebbe essere vivo? Sì. Se si nutre di liquidi, sì. Vieni e vedi. Era scritto su quattro alberi intorno al laghetto. Nord, sud, est e ovest.
Che può significare? Che avrà avuto una bussola. Come stanno i ragazzi? Ah, bene. Settimana difficile per loro. Il compleanno di Karen. Già. Lascia perdere. Si è fatto tardi. Ormai è quasi finito. Ti aspetto per uscire, fa presto. Ora nessuno può aiutarti, terrestre. Sarò spietato. Che cosa? Forza perché io possa durare. La mia forza è forza di macigni? La mia carne è forse di bronzo? Perché, o Signore onnipotente, mi hai tratto dal seno materno? Fossi morto il giorno della nascita e nessun occhio m'avesse visto. Sarei come se non fossi mai esistito, perché dal ventre sarei stato portato alla tomba. Un soffio sono i giorni della mia vita. È la terra delle tenebre e dell'ombra di morte, terra di caligine e terra di disordine, dove la luce è come le tenebre. Dio mi consegna come preda all'empio e mi getta nelle mani dei malvagi. Sangue quello? No, è vernice. È morta da almeno 12 ore. Non so quanto è rimasta appesa lì, viva. Come c'è finita lì dentro? Un'iniezione di droga, presumo. No, non intendevo questo. Ci vuole più di una persona per farlo. Procurami un rapporto sulle impronte digitali. Ah, sì, certo. Ci sono anche queste. Sembra che qualcuno sia stato qui a guardare. Questo è un cavalletto. Hanno filmato tutta la scena. Aveva dei figli. 3 sono di sotto. Vuoi che ci pensi io? No, no, ci penso io. Chi l'ha trovata? Sua figlia. Avrete tutto il sostegno di cui avete bisogno. Quale? La più grande. È adottata. State calmi. Vostro padre sta per arrivare. Grazie per l'informazione. Ciao. Sono Aidan Breslin, il detective che conduce le indagini. Voglio che sappiate che faremo del nostro meglio. Dove siete? Stare qui. Papà! Ciao.
Ce la faremo. Devi esserne certo. Bisogna farlo analizzare. Sì, signore. Beh, che cosa c'è? C'è che hanno preso... Dai, continua. Hanno portato via qualcosa che era dentro di lei. Era incinta. Detective. Mi dispiace disturbarla. No, non importa. Se c'è qualcosa che posso fare adesso. Lei arresterà la persona che l'ha uccisa? Sì, ci proverò. Senti, Christine, se hai bisogno di qualcosa, se hai bisogno di parlare o se hai delle domande, qualsiasi, tieni. Chiama questo numero. Non farti scrupoli. Grazie. Allora? Grossi ami da pesca. Su caviglie e a retro delle ginocchia. Ne aveva due dietro ogni gamba e uno dietro ogni gomito. Tre sopra la zona scapolare e infine questo. È stata pugnalata al petto con un oggetto non identificato, molto lungo e molto acuminato, che le ha perforato il polmone. L'oggetto ha lacerato una delle arterie bronchiali e un bronco, che è uno dei passaggi più importanti per l'ossigeno. Così il sangue ha cominciato a fuoriuscire dall'arteria ed è andato a riempire i polmoni. È stato fatale. Ti faccio un esempio. Ti è mai andata l'acqua di traverso? Immagina di farlo continuamente per un'ora. Insomma, si tratta di una tortura. Ecco, se è stato fatto con intenzione la chiamerei tortura, ma non è così. In pratica è quasi impossibile trafiggere di proposito quell'arteria e il bronco con una precisione incredibile. Forse volevano farla morire dissanguata. E questo cos'è? Le hanno fatto un anestetico. L'hanno drogata? Sì. Per poterla appendere agli uncini. Aidan, da qualche anno faccio fatica a capire quello che vedo. Ah. Porca. In quel teatro lavorava tua madre. È lì che l'ho conosciuta. Lo so. Me lo dice ogni volta che ci passiamo davanti. Ah, è vero. Hai ragione. Stasera ti va di andare alla partita? Quale partita? È che un mio amico ogni tanto ha dei biglietti da vendere e... E niente, ho pensato che volessi andarci e ne ho comprati due. Scusa, e dove li hai presi i soldi? Me li dai tu. Ogni volta che ci scarichi. Ah, già. Sì, hai ragione. E che partita è? Con... i Red Wings. I Red Wings. Ah. Guarda che se devi lavorare ci vado. No. Io ci vengo. Certo. Sean? Sì? Indovina chi c'è oggi allo stadio? Chi? I Red Wings. Bello! Andiamo a vederli! Sì! Sì! Contento? Dai, andiamo! Sì! Ciao, Rose! Signor Brasley! Sì! Ok, hai visto? Grazie, andate a prepararvi! Ricordiamo, per inciso, che i Red Wings hanno dominato il girone. Non sì! Papà! Papà! Ehi, papà, guarda! Sembrate due gemelli.
più forte. Mark Zimmerman, due settimane per tortura muscolare. Sì. Aidan, sono Stingray. Hanno trovato un altro cadavere. Dove? Tra la 18ª e Broadway. C'è stata una telefonata anonima. Devi venire al più presto. Sì, arrivo. È Steven Silva, 33 anni, single, maestro elementare. Gli mancano tutti i denti. No, grazie. Qualche impronta? Digitali, no. Di scarpe, di persone. Tre guardano, uno agisce. Ci sono anche le impronte del cavalletto. È come il precedente. È insopportabile, dammene un po'. Abbiamo trovato qualche indizio. Sempre vernice? Sì. Che diavolo sono questi attrezzi? Non sono oggetti economici. Grossi ami da pesca, cavi d'acciaio rinforzati, fatti su misura, per veri intenditori della sospensione. Sospensione? Sì, è una pratica che trae le sue origini da antichi rituali di alcune religioni. È il passo successivo dopo tatuaggi e piercing. Ah. Ok, possiamo cominciare da qui. Cerca tra tutti gli studi per tatuaggi della città. Ho già tutti i dati. Aidan. Che c'è? Guardalo. Un maestro elementare. Chiunque fa queste cose è un mostro. Doc, chiama un'ambulanza! Ma come cazzo vi è sfuggita? Chi è stato quell'incompetente? Dai, quanto ci vuole? È un bravo inquilino. Paga l'affitto e mantiene... Mandi avanti. Che cos'è quel disturbo? Che è successo all'immagine? No, no, un secondo, rimetta un attimo l'orario. Le 4 esatte del mattino. Cazzo. Lo mandi avanti, per favore. Ok. Questo, a che ora è successo? È successo di nuovo alle 7. Tac. Ciao, Aidan. Mi dici a che ora è morto Silva? Di sicuro tra le 5 e le 6. Abbiamo anche trovato il laboratorio dei tatuaggi. E all'angolo tra la Main e la 10ª. Ok. Sal, desidera signore? Ecco, sto cercando questo. Sospensione? Mm-hmm. Qui le facciamo. Davvero? Ehi, Bensky. Che c'è? Lo sa chi le ha fatte? Sì, certo, io. Quanto tempo fa? Un mese e mezzo. Lei quel cliente non l'ha mai visto? No. Mi ha telefonato e poi mi ha mandato il disegno con le misure da un fax pubblico. Non le è sembrato strano? No, perché? Ci sono dottori, avvocati, manager importanti che si servono da noi. Scarificazioni, impianti sottocutanei, allungamenti del pene, di tutto. E non gli va che si viene a sapere. Quante ne ha fabbricate? Cosa? Voglio sapere quante di queste porcherie ha fabbricato. Senti,
È mezzanotte, io sto qui ai tuoi sporchi comodi, quando invece vorrei essere a casa a stordirmi di bella donna. Quindi cerca di essere più gentile se vuoi che ti rispondo, capito? Giusto, un po' più gentile. Ecco. Oppure perquisisco te e la tua topaia e ti incrimino per detenzione di stupefacenti. Avanti, che devo fare? 4. Ne ho fatte 4 di sospensioni. Grazie. Stingray, svegliati e stammi a sentire. Ne ha fatte 4. Ne abbiamo 2 vittime. Merda, ne restano altre 2. Che hai scoperto su quella ragazza? Si chiama Whitney Jacobs. È disidratata e non ha ripreso coscienza. L'hanno drogata di brutto. La cosa più interessante che ho scoperto è che è divorziata da poco da un certo Garrison Jacobs e che hanno la custodia condivisa di 2 figli che stavano dai nonni. 2 figli? Troppo facile. Hanno un figlio in seconda elementare, giusto? Sì. Garrison deve aver scoperto che sua moglie partecipava a troppi incontri scuola-famiglia. E questo tizio, l'avete sentito? Irreperibile. Cerchiamolo. Vieni e vedi. Ehi, non è roba per te. Vieni e vedi cosa? Non lo so. Vieni e vedi, vieni e vedi. Rivelazione 6. Sean, non toccare quella roba. Un cerimoniale. Il vassoio, i denti. Si stanno annunciando. Vogliono che noi sappiamo che sono qui. Chi? Rivelazione 6. Ed eccomi apparve un cavallo bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora. Quando aprì il secondo sigillo, il secondo essere vivente disse: vieni e vedi. Allora uscì un altro cavallo rosso. A colui che lo cavalcava fu dato il potere di togliere la pace dalla terra e gli fu consegnata una spada. Ed era spaventoso. Te la ricordi? Sì, certo. E quando aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente dire: vieni e vedi. Ed ecco che mi apparve un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia nella sua destra. Li stanno etichettando. Il quarto è il cavallo scheletrico. E colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e dietro gli veniva l'inferno. I 4 cavalieri dell'Apocalisse. Il libro della Rivelazione è una visione dell'Apostolo Giovanni.
Una visione della fine dei tempi rivelatagli da Gesù. I cavalieri sono i primi quattro dei sette elementi profetici di cui parla l'Apocalisse. Infatti c'è la morte che cavalca il cavallo scheletrico. Che in realtà è verdastro. La pestilenza ne cavalca uno nero e il cavallo rosso è... La guerra. Sì. Qual è la differenza tra la morte e la guerra? Considera la guerra da un punto di vista concettuale. Non l'uomo che uccide l'uomo, ma la conflittualità. La morte è una cosa fisica. La guerra è una condizione mentale. Il cavaliere del cavallo bianco? Il cavaliere del cavallo bianco è il leader. Alcuni pensano che sia l'anticristo. Altri che sia Gesù Cristo in persona. Aidan, quei criminali hanno scelto i cavalieri come loro modello per un motivo. Se hanno davvero capito che cosa simboleggiano, e sembra che sia così, dobbiamo aspettarci eventi ancora peggiori. Dobbiamo cercare un gruppo di quattro persone. Loro vogliono uccidere altre due persone? Io intendo fermarli. Il primo indiziato è il più piccolo, pesa tra i 45 e i 50 kg. Gli altri tre sono rimasti in disparte mentre lui stava torturando Marianne Spitz. Le stava vicinissimo, a pochi centimetri dalla testa. Hanno avuto una lunga conversazione. Il secondo indiziato è Garrison Jacobs. Al momento non si sa dove si trovi. L'indiziato numero 3 ha dato il colpo di grazia in entrambi i casi. Credo sia lui il cavallo verdastro. La morte. Perché? Perché il quarto indiziato, finora è l'unico su entrambe le scene, che non si è mai mosso, neanche di un centimetro. Il quarto indiziato è quello su cui dobbiamo concentrare le ricerche. È lui il leader. Se lo troviamo, il caso è risolto. Breslin. Aidan, abbiamo un altro cadavere al Bell Hotel. Sì, tutte le stanze. Che avete trovato? Ciao, Garrison. Aidan, hai presente quello che ti ho detto sulla perforazione e sulla possibilità che fosse intenzionale? Hai detto che era impossibile. Mi sono sbagliato. Ah, stessa cosa? Quasi al millimetro. Quindi è uno che ha qualche nozione di medicina? No, è un genio della medicina, oserei dire. È tutto così preciso. Eccetto quell'attrezzo. È arrivato lunedì pomeriggio con una sola valigia. Voleva rimanere, non ha detto quanto. Uno che va a vivere in un hotel o è un senza tetto oppure si vuole nascondere. Sapeva con certezza che l'avrebbero cercato. E chi sapeva come faceva a saperlo è in un sacco di plastica. L'unica persona con un movente è in un sacco di plastica. Tutto quello che avevamo è in un sacco di plastica. Che vuoi? Sean mi ha detto che oggi ti ha aiutato. Era eccitatissimo. Sì, è vero. Non dovresti mostrare a un bambino di 7 anni le foto della scena di un delitto. Alex, non gliele ho mostrate io quelle fotografie. Si è messo lui a guardarle e io gliele ho tolte. Come vuoi. Ehi, Alex! Ascolta, è straordinario quello che fai con Sean. Sei impagabile.
Oggi c'è il colloquio con gli insegnanti. È una settimana che te l'ho detto. A che ora? Adesso, da 5 minuti. Merda, 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 merda! Alex ha delle grandi potenzialità. Per questo sono dispiaciuta. Non sta andando bene? Va benissimo quando è a scuola. Il che non accade molto spesso. Alex è il classico studente da massimo risultato col minimo sforzo. Non deve sforzarsi per andare bene. Quindi non si sforza. Vede, è anche... è anche colpa mia. Non riesco a stare con lui tutto il tempo che vorrei. Lo diceva il medico della terapia di gruppo. D'altro canto, posso essere sincera? Le sue assenze non significano un disinteresse per lo studio. Succede spesso ai ragazzi quando perdono un genitore. Certo. Sicuro. Finito. Ecco. E ora subito a letto. Ehi, pensavo di accompagnarti a scuola con Sean domani, ok? Così siamo sicuri che ci vai. D'accordo. Buonanotte. Ringrazio di essere venuto. Oh, figurati, però non sono sicuro di essere la persona adatta con cui parlare. La psicologia non è il mio genere. Volevo vedere una persona normale, non una persona con un camice o un registratore. Ah, ok. Allora dovrei anche dirti che non sono bravo con i ragazzini. Non sono una ragazzina. No, certo che non lo sei. Lei ha dei figli? Sì, 2 maschi. Quali sono le cose che fate insieme? Se devo dire la verità, non molte cose. C'è una ragione. Ecco, ci sono svariate ragioni. Sean è piccolo e comincio appena a capirlo. Quanto ad Alex, sono stato così concentrato sul mio lavoro che in un certo senso... mi sono perso la sua infanzia. Anche i miei genitori. Mia madre sembrava che fosse sterile e volevano adottare un bambino appena nato. Ma poi mia madre scoprì gli orfanotrofi. Con noi, quelli più grandi. Non dimenticherò mai la prima volta che l'ho vista, quando entrò dove ero io. Avevo 8 anni. Desideravo con tutto il cuore che mi prendesse, ma non riuscivo a dirglielo. Ma lei lo capì e mi prese. Arrivai qui negli Stati Uniti. Loro erano i miei genitori e io la loro figlia. Era quello che avevo sempre sperato di essere. L'anno successivo nacque Teresa. I medici dissero che era un miracolo. Deve essere stata dura. Perché la gente fa quello che fa? Non lo so. Mi dispiace tanto. Ti dispiace? Perché? Di cosa devi dispiacerti? Non sapevo che aveva questo dentro. Guarda, più vedo da te.
conosco le vostre domande con 5 minuti di anticipo. Detective Breslin? Coraggio, vieni a trovarmi qui dentro. Ho qualcosa da dirti. Mi sto chiedendo che cosa pensi di me. Tu credevi che fossi una ragazza dolce con il quale il mondo era stato crudele. Che cosa credi adesso? La stessa cosa. Sul serio? Mm-hmm. Dal momento in cui ti ho visto, ho sentito che avremmo avuto un rapporto straordinario. Perché tua madre? Perché odio mio padre. Perché non lui? Preferiresti morire o vivere il resto della tua vita senza la tua anima gemella? Io preferirei morire. Questo potrebbe anche succedere. Te ne rendi conto, Christine? Perché hai raccontato tutto a me? Per farmi una bella chiacchierata. Sei la morte. Conosci la differenza tra la morte e la guerra, detective? Certo, la morte è fisica, la guerra è una condizione mentale. Com'è vero? La morte è quello che ti capita alla fine. La guerra è tutto il resto. Ossia, cos'è tutto il resto? Non mi dire che non sei ancora riuscito a trovarli. Trofei, maschere inquietanti. Qui ci sono dei vestiti e cartoni animati. Dei cartoni? Sì. Un po' troppo grande per i cartoni. Tieni. Qui c'è un altro. Garrison Jacobs. Marianne Spitz. No! Perché mi stai torturando? Che cosa si prova? Ti sembra di essere senza peso, vero? Dovresti avere la sensazione di non esistere, come se fossi completamente inconsistente. Il cuore ti sta dicendo che è arrivato il momento di vedere la fine. Ora ti senti come me, in guerra per gli ultimi 10 anni della mia vita, a combattere contro quello che mi fa e che fingi di non vedere. No, mi dispiace tanto. Sono tua figlia e tu hai permesso che mi facesse del male. Ora devi morire. Ora la guerra è dentro di te, la guerra e poi la morte. Sì, ora annegherai, mamma. Oh mio Dio, oh mio Dio.
Stingray! Dove cazzo sei finito? Mi dispiace, credevo che fosse uno di quelli. So cosa faceva Christine. Dove erano? Cercava queste, per caso? Lei ti entra nel sangue, detective. E ti manipola per farti credere tutto quello che vuole, caro il mio detective. Stingray, perché non telefoni ai servizi sociali e gli dici di venire a prendere le bambine? Il signor Spitz deve andare in prigione. Subito. Le dirò un'ultima cosa. Quella ragazza è un mostro. La tua camera è tutta rossa. Andiamo, Aidan. So che capisci cosa stiamo facendo. No, non lo capisco. Non mentire, Aidan. Hai anche visto le foto. Lo sai che mi faceva. L'hai visto, capisci che cosa ho provato? Ucciderla non sarebbe stato abbastanza. Lui doveva sapere che lei ha sofferto dentro, come me. 12 ore in cambio di 10 anni. Mi pare un contratto vantaggioso, Aida. E perché gli altri, Christine? Garrison Jacobs, Steve Silva. Loro che ti avevano fatto, E ce ne saranno altri, non è vero? 3 persone non fanno certo un'apocalisse. Quanti omicidi, Christine? Quattro cavalieri. 4 sacrifici. Non di più. Tanto non riuscirai a trovarli, Aida. Dimenticato? No, non l'ho dimenticato. Come faccio a dimenticarlo? Ma è solo che... Alex, non devi continuare a farlo ogni anno. Io non credo che sia... Ehi! Senti, non so quante altre volte devo spiegartelo. Il fatto che non lo dico non significa che lei non mi manchi, chiaro? Tu non sai che cosa è passato. Io c'ero! Ci sono stato per ogni biopsia e per ogni cambio... In quel giorno tremendo non c'eri! Il caso che stavi seguendo quando la mamma è morta... era più importante.
Aidan. Sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse di Albrecht Dürer. Anno 1498. Bello, eh? Sì. L'ho estratto dallo stomaco di Garrison Jacobs. Gliel'hanno fatto ingoiare. Esodo 9:15. Secondo te lo si può rintracciare il computer da cui è stato prelevato questo chip? Se il sistema è stato registrato online, collego il chip all'indirizzo IP. E questo ti dirà dov'è? Diciamo di sì. Se dal sistema operativo risalgo all'indirizzo IP, riesco ad arrivare anche al numero civico. Lavoraci. Un genio ha già trovato da dove viene il chip. Andiamo. A scappare, ma abbiamo ricostruito il percorso. Questo è l'unico hard disk non distrutto. La diagnosi. Hanno usato nastri di magnesio perché bruciasse tutto a una temperatura altissima, però non escludo affatto che qui ci sia rimasta qualche informazione. Non lo escludo affatto. Ho visto una schermata su questo monitor. Noi siamo in nulla. Se qui dentro c'è qualcos'altro, riusciresti a trovarlo? Mi dia tempo. È urgente. Nero, nero. Rosso. Verde. Verde. I quattro cavalieri. Ti ho ordinato un caffè. Ci ho messo due zollette di zucchero. Allora? Va bene. Cosa vuoi? Mamma e papà non mi hanno capito. Perché tu non ci riesci? Mamma e papà ti hanno capito? No. Mamma e papà non riescono a capire. Non riescono a capire come vivi, e nemmeno io. Ma io non faccio male né a loro né a te. Sei convinto di questo? Vaffanculo! Tu sei convinto di questo? Vaffanculo! Non hai idea delle conseguenze. Sai che significa sentire la gente che dice «Ecco Taylor Kurt!» Lo sai che suo fratello è un finocchio? Subire l'umiliazione della gente che te ne dice di tutti i colori e sapere che hanno ragione! Vaffanculo! Cazzo stai facendo? Cosa cazzo stai facendo? Smettila di piangere. Non frignare, smettila! Se continui me ne vado. Che cazzo hai da guardare? Ci sono i cessi da pulire. Ma
Adesso piantala con questa stronzata. Mi senti? Fai l'uomo, che cazzo! Fai l'uomo per una volta nella tua vita. Non volevo che andasse così stasera. Cosa ti aspettavi, Cory? Credevi che cambiassi idea? Che ti dicessi quanto sono felice che lo prendi nel culo? Eh? Andiamo. Questa è una pretesa. Io... non volevo arrivare a questo. Cory, ti prego, chiudi quella bocca. Ok? Stasera sono esausto. Accompagnami. Sono cotto. Voglio andare a casa. A dormire. Letto. Stai male? Fanculo, non mi toccare! Quella è la tua? Sì. Ok. Scusami. Tutto quello che hai nelle tasche. E fai in fretta. Ehi, un altro passo indietro e ti sventro come un capretto. Dietro veniva l'inferno. Ma che dici? Viene l'inferno dietro di me. Owen Randall, 35 anni, 7 arresti. Furto con scasso, aggressione con tentativo di rapina, roba da dilettanti. Stanotte ha cercato di rapinare la persona sbagliata. La vittima ha reagito e gli ha fatto un buco nel fianco. E allora? Diglielo. Mi ha detto, stai tranquillo, non ti ho toccato gli organi vitali. L'hai visto in faccia? Sì. E saresti in grado di descriverlo? Certo. Ehi, chiama il miglior disegnatore che abbiamo e chiedigli di fare un identikit. Sbrigati, lo mandi a tutte le strutture mediche nel raggio di 200 miglia. Deve essere mostrato a impiegati, residenti, apprendiste, infermiere, a chiunque. Stringiamo i tempi. Va bene. Un attimo. Pronto, sono il detective Breslin. Salve, io sono Lee Schumacher. Faccio l'infermiera all'ospedale dell'università. Conosco Cory. Cory, e il cognome? Grazie. Kurt, Cory Kurt. K-U-R-T-H. Cercate l'indirizzo di Cory Kurt. Canal Street. Thank you.
trovato il verdastro, ma non ho nessun cavaliere. Oh, vaffanculo. Che strana sensazione. Oh mio Dio. Dove cazzo sono? Dove sono? Qualcuno mi aiuti, qualcuno mi aiuti. Voglio uscire da qui, voglio uscire da qui, voglio uscire da qui. Cori! Oh, Cristo, che diavolo è successo? Cori! Aiuto, Cori! Cori! Oh mio Dio, qualcuno mi aiuti, mi tiri fuori da questo cazzo di accesso. Oh mio Dio. Cori, sei tu? Sei tu? Che cazzo sei? Cori. Oh Cristo, tirami fuori da questo cazzo di accesso. Cori. Cori, Cori, tirami fuori da questa cosa. Ci sono dei cazzo di uccini. Cori. Cori, che diavolo stai facendo? Liberami, Cori. Tirami fuori da questo cazzo di accesso. Cori, tirami fuori, tirami fuori. Che vuoi fare? Che intenzioni hai? Io non capisco. Che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi farmi? Dai, che lo sai. Ah, mi dispiace, scusa. Non volevo dire quello che ho detto, ho sbagliato, davvero, non volevo dire quello che ti ho detto, non lo pensavo, mi dispiace, sono proprio uno stupido, sono tuo fratello, Cori, andiamo, che stai facendo? Non possiamo continuare in questo modo. Un fratello maggiore che non riesce a capirmi e a essere felice per me, come io lo sono per lui. E dire che ti ho sempre ammirato, Taylor! Senti, parliamone, ti prego, mi dispiace tanto. No! No, ora basta con le chiacchiere. Ma che cazzo vuoi fare? Il dolore deve scomparire. Oh, mi dispiace davvero. Ti scomparirà stanotte, questo è certo. Cori, tirami fuori da questo cazzo di aggeggio! Cori, tirami fuori da questo cazzo di aggeggio! Porca puttana, tirami fuori da questo aggeggio! Cori! Fermati, Cori! Che cazzo fai, Cori? No! No, fermo! No! No, fermo! Sono il detective Aidan Breslin. Purtroppo devo farti delle domande. Taylor, riesci a sentirmi? Taylor? Sì, che la sento. Vuoi dirmi che è successo? Quale parte vuole sentire? Quando mio fratello mi ha appeso? O quando mi ha costretto a guardare? Quale? Ascolta, Taylor, devi aiutarmi a capire perché l'ha fatto. Sì, è un maledetto finocchio! È un maledetto finocchio, un maledetto... Pinocchio! Maledetto Pinocchio, maledetto Pinocchio! Gli togliete questi ami. Ah, certo. Mi scusi.
farlo deve aver usato droghe pesanti. Tanto da uccidere un mulo. Non avevo mai visto una persona riuscire a tagliarsi il cuore. Racconta. Hai trovato Cory? Sì. Raccontami tutto. È morto. Cory era una persona eccezionale. Sì, questo non lo nego. Ma appartenete a mondi diversi. Cosa accomuna due individui come voi? Vuoi davvero che ti spieghi cos'è che ci ha accomunati? Noi siamo il nulla. Come potevamo non incontrarci? Nella mia camera c'è il mondo intero, Aidan. E anche in quella di Cory. E in quella di chiunque altro cerchi qualcosa o qualcuno che non riesce a trovare nella sua casa. Racconta. Taylor ha sofferto? Moltissimo. È completamente distrutto. Sei felice adesso? È questo che pensi? Che facciamo quel che facciamo e d'un tratto siamo felici? Tu non sai cos'è veramente il dolore. Ma ora stai prestando attenzione, vero? Certo che presto attenzione, Christine. Ho 4 vittime e ho solo 2 cavalieri. E io sono in grado di farti risparmiare un sacco di tempo e di energie. Pestilenza non lo prenderai mai. È difficile. E colui che cavalca il cavallo bianco, non la trovi una persona del genere. È una persona del genere che trova te. Sul serio? È così che è successo? Il cavaliere del cavallo bianco vi ha trovati. Ha fatto tutto questo e ha creato un forum per mostrarlo al mondo. Bravo. È così che agisce un vero leader. E tu avresti molto da imparare da lui. Non fare così. Dov'è Sean? L'ho accompagnato a cena da un amico. Non ti aspettavo così presto. Già. Ce l'hai un po' di tempo? Carino il posto. Ci vieni con gli amici? Sì, mi capita di venirci con gli amici. Di recente però sto un po' da solo. Ci vengo dopo la scuola, che so, quando Sean è da un amico o quando lavori fino a tardi. Ma se ci venissimo insieme, stabiliamo un giorno fisso. Può diventare il nostro appuntamento. Certo. Senti, Sean comincia a fare un sacco di domande. Tipo perché non ci sei mai, cose del genere. A quelle io so rispondere, però sento che inizierà a chiedere della mamma. Alex, voglio che tu sappia che mi dispiace tantissimo che tu hai vissuto quel momento con la mamma da solo. Non sai cosa darei per essere stato con lei quella notte, al posto tuo. La cosa drammatica non è che non c'eri, è che da allora non sei mai tornato. Ecco, vedi, quello che è successo alla mamma è stato difficilissimo per tutti. Ma ti prometto che tornerò, ok? Te lo prometto. Anzi no, considerami tornato. Alex, il caso al quale sto lavorando è tremendo, davvero tremendo. Ma è quasi risolto. E dopo questo caso sarà tutto diverso. Sarà veramente diverso?
promesso. La Western Division ti vuole per un caso di tentato stupro. Pare che sia un fior di delinquente. Briefing nel pomeriggio. Ehi, Krupa, un momento, aspetta, sì? Un momento. Non ho tempo per questo caso. Ci sono ancora due cavalieri in giro. Dovevamo aspettarci 4 vittime. Non abbiamo già 4 vittime? No, non le abbiamo. Non sono finite. Aspetta, voglio spiegarti un particolare. Hanno scelto i 4 cavalieri dell'Apocalisse per un motivo molto preciso. Tu sapevi che la parola Apocalisse non significa fine del mondo? No. La traduzione letterale del termine è rivelazione. In tutto questo tempo hanno cercato di rivelarci qualcosa. Hanno lasciato degli indizi. Tutto torna. Ecco, guarda, questo sito era connesso al computer con l'hard disk che abbiamo trovato. È un forum. Ci saranno centinaia e centinaia di membri. La vedi questa data? È nuova, non c'era. Prima non c'era. Qui c'era uno spazio per una password. Ed è domani. Loro hanno cercato di guidare i nostri passi. Stanno procedendo verso qualcosa. Verso che cosa? Questo non lo so, ma so che domani succederà qualcosa, sicuro. Finora ne conosciamo solo 2. Se scoprissimo cosa li collegava, questo potrebbe condurci a trovare gli altri 2. E non possiamo perdere neanche un istante. Devo scoprirlo. Per questo io non ho tempo. Non ho tempo per seguire. Krupa! I 4 cavalieri dell'Apocalisse sono stati mandati per scatenare l'inferno sulla Terra. E l'inferno comincerà domani. Va bene, hai 24 ore. Come delle briciole di pane sul sentiero. Sì, e devono essercene sfuggite un paio. Perché? Aidan. 4 pieni e vidi. 4 per ogni vittima. Mary Ann Spitz, 1, 2, 3, 4. L'appartamento di Silva, 1, 2, 3, 4. Camera d'albergo di Garrison Jacobs. Ne manca uno. Già. Non c'era nessuna struttura. Nessuna cerimonia. Niente collanina. Nessuna parte del corpo portata via. Il velo non è ancora stato sollevato. Garrison Jacobs non è la terza vittima. Allora che cos'è? Garrison Jacobs è la pestilenza. Stavo facendo un sonnellino di bellezza. Garrison ci ha ingannati e ci ha fatto punire un innocente. Cosa vi ha detto? Ci ha detto che Silva molestava suo figlio. Vi ha mentito? È stato... È stato bugiardo e crudele. È stato punito. E avete potuto ucciderlo perché non avevate bisogno della pestilenza come degli altri. Lui si occupava dei computer. Ci sarebbe piaciuto tenere anche pestilenza, se non altro perché i 3 dell'Apocalisse non suona bene come i 4. In pratica c'è un cavaliere in meno. Significa che ci sarà un'altra vittima. Che c'è la cosa ti turba, Detective Presley? Che 3 di noi 4 sono stati resi inoffensivi senza il tuo diretto intervento. Vi avrei trovati. Te lo giuro. Addio, Christine. Il grande giorno della sua ira è arrivato e chi potrà mai resistere? Chi potrà mai resistere? Forse per questo usano quegli attrezzi. Trovato qualcosa? Facevano tutte e 2 la terapia di gruppo. Con quali dottori?
Annette Richardson e... Annette Richardson. Non dobbiamo fare altro che cercarla. Oddio. Ci siamo rivolti a lei, detective, perché è specializzato in deonto... Odontologia forense. Aidan, che ti prende? Christy si è comportata come se mi conoscesse, fin da quando si è costituita. Ecco perché l'ha fatto. Hanno sistemato i denti su quel vassoio per essere certi che mi fosse assegnato il caso. Ce l'hanno con me e la mia famiglia. Stingray, devi farmi un favore. Corri subito a casa mia e proteggi Alex. Vado a prendere Sean. Ma che sta succedendo, Aida? Quando Karen è morta, Alex ha iniziato la terapia di gruppo. Con lo stesso medico. Sì, sono Aidan Breslin e sto venendo lì. Sono il padre di Alex. Devo assolutamente sapere se Alex è a scuola. Aidan, Aidan. Stingray. Sono io, mi trovo a casa tua. Che cazzo? No! Stingray! Stingray! Cazzo! Tra la 28ª e Nanty Street. Non la trovi una persona del genere. È una persona del genere che trova te. Va benissimo quando è a scuola, il che non accade molto spesso. Alex! 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 Alex!
Alex! Alex, rispondimi! Papà. Non ti preoccupare, Alex. Adesso ti tiro giù! Resisti! Dai! Andrà tutto bene, Alex! Andrà tutto bene! Sto sanguinando. Sarei dovuto annegare. Non morire così. Tu non morirai! Invece sì! Tu lo devi sapere! Questo non finirà con noi. Non sono quattro i cavalieri. Ce ne sono milioni. Piombati in questo fottutissimo mondo da padri e madri che non hanno tempo e interesse neanche a tentare di capirli. Non dirlo. E non finirà finché ogni genitore di questa società che sguazza nella merda non si renderà conto che la cosa riguarda anche lui. Gli altri ci stanno guardando. Aspettano che l'ultimo cavaliere faccia il sacrificio finale. Aspettano il segnale della mia morte per dare inizio all'apocalisse. Il velo sarà sollevato e il mondo intero finalmente vedrà. Alex, ti prego, dimmi che non hai fatto tu quelle cose, che non le hai fatte agli altri e a te stesso. Perché? Perché sono tuo figlio? Sai quant'è che non entri in camera mia? Sono 3 anni! Non dovevi fare altro che entrarci. Alex! Ti ho detto che sarebbe stato diverso. Ed è così, può essere diverso. Alex! 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 No! No! Alex! Alex! No! Alex! No! Alex, apri gli occhi. Apri gli occhi, guardami. Alex. Alex. Papà. È vero, avevi ragione. Dopo la morte di tua madre, io non sono più tornato. Non sono più tornato per te, per John. Ti prego, perdonami, dammi la possibilità di essere un padre. Andrà tutto bene, vedrai, non ti lascerò più qualunque cosa accada. Ce la faremo. Non ti lascerò morire. Sean. Sean. Papà. Sì. Ho fatto un brutto sogno. Davvero? Adesso ci sono io. Alex, dov'è? Non ti preoccupare per Alex. Alex si riprenderà. Ti voglio bene, Sean. Anche io ti voglio bene.